Signore e signori, eccoci qua ritrovati. Io sono Terenas, qua sempre affiancato dal carissimo Kerren. E il terzo game è stata una dominazione da parte dei Mad Lions. Una draft molto simile a quella del game 2, ma evoluta, in cui si sono resi conto di che cosa dovevano limitare dalla loro, che cosa dovevano mettere in mano ai giusti giocatori. E poi c'è stato il lock di Jin dall'altro lato, e con questo concluderemo il discorso su Jin. Arrivo in time, perché voglio tornare ancora più indietro della draft della partita precedente, okay. Ovvero i nostri commenti sulla sconfitta dei Mad nel game 2. Nel game 2 abbiamo parlato di come i Mad abbiano fallito in un obiettivo principale, ovvero riuscire a affogarsi e morire in diretta. No, per favore, vuoi... Vivo. Perfetto. Dicevo, una volta riuscire... c'era un vetro qua, non potevo farlo, ed era così disagiante. Mamma mia. Sì. Allora possiamo fare così. Siamo persone mature, giuriamo, 30 anni suonati, maturissimi. Però che cosa hanno sbagliato i Mad nel game 2? Gestire la pressione di giungla in funzione di due corsie laterali che volevano prendere tante risorse, ma in ottica molto diversa. Lucian voleva prendere tante risorse perché giocare attraverso una Lucian lane ti permette di snowballare. Kennen voleva prendere tante risorse perché Kennen senza risorse è purtroppo un Kennen abbastanza inutile. Come hanno risolto questo singolo problema? Perché alla fine era molto grosso come impatto sulla mappa, ma era un problema singolo. Hanno creato una giungla a basso budget, quindi immediatamente rimosso il Trundle, Viper Poppy e già tutto quello che la giungla doveva mangiare se lo possono mangiare i laner. Subito dopo vai a prendere un tiratore che per quanto sia come Lucian un tiratore d'early game, è molto più incentrato sull'indipendenza. Quel tiratore è Kalista e attorno a quella Kalista ci hai creato un impero. Quindi penso che i Mad dal secondo al terzo game si siano evoluti veramente bene. Lì dove la vittoria nel primo game in una BO5 significa poco e niente, perché lo stato di forma di un team in una BO5 lo vedi da come reagisce alle informazioni che acquisisce. Primo game dici, abbiamo giocato meglio meccanicamente, abbiamo preparato la draft migliore per il game 1. Il primo game proprio lo si rimuove vinto subito. A tavolino, esatto, tra virgolette. Esatto. Ma da lì in poi ci si deve evolvere. È lì dove i Rogue si sono evoluti cambiando lato di mappa, riuscendo quindi a cercare di scombinare le carte in tavola, i Mad sono riusciti a leggere anche le carte scombinate. Per questo adesso, secondo me, i Mad, mentalmente parlando, entrano con un grosso vantaggio. Mentale più che fisico, sì. Fisico non me lo aspetterei a questo game, perché sono stati game anche abbastanza veloci. Cioè non dici sono stati 50 game ognuno e quindi sei stanco perché sei dovuto rimanere concentrato per così tanto tempo. Quello è quando arriva la stanchezza fisica di un sì. player. La stanchezza mentale è il doversi adattare al volo a modi di pensare molto diversi. Il game 2 era, come l'avevi sottolineato tu, come lo nominiamo ormai qua, il new game plus che purtroppo ti distrugge. Il sto giocando come se io fossi in vantaggio, perché nel game di prima abbiamo stoppato così velocemente che sembra quasi che siamo ancora nella stessa partita, cosa non vera. Adesso invece i Mad Lions non me li aspetto ancora con la mentalità da New Game Plus, me li aspetto piuttosto con una, visto che viene di nuovo cambiato il lato, come tutto. Potete vedere alle nostre spalle i Rogue tornano dal lato blu, i Mad tornano dal lato rosso, che suona molto strano perché vedi i Rogue invece che sono tipo sono lato blu perché sono da questo lato, ma hanno è perché loro ci vedono specchiati, lo so. Quindi è sempre strano. Un play by play scopre gli specchi, signori. È una cosa che nella vita di un play by play. C'è il rosso dietro, vedi che c'è l'arancione così. Questo è vero. Questa è cortesia delle nuove grafiche a Eclipse. Un tema che, tra l'altro, non mi sarei aspettato di vedere esplorato in questo modo, piccolo off topic, anche per alleggerire un attimino tutta l'analisi. Ma proprio le eclissi, perché sai, di solito vedi il tema 8-bit, il tema anni 80, il tema futuristico. Eclissi non l'ho mai percepito come un tema, l'ho percepito appunto, come hai detto tu, parte di un tema che è quello spaziale, la cosmogonia generale. E invece qui devo dire che sono riusciti a rinnovarsi su una direzione che non pensavo probabile, ma questo scommettiamo tutto su questa singola nozione per le nostre grafiche. Funziona. È anche clissata la draft, in effetti. Quello per altri motivi. Stiamo per entrare in selezione campioni, manca ancora un paio di minuti, come potete vedere però i giocatori sono lì e sono pronti. Carichi, concentrati. I Rogue sembrano essere estremamente tranquilli nonostante si trovino in una posizione di svantaggio. E storicamente parlando sono i Mad Lions che quando si trovano in svantaggio nella situazione, magari, ok, i Rogue sono a match point, la ribaltano e proprio gli tolgono la sedia nel mentre che si stanno sedendo. Quando abbiamo visto i Rogue in quelle condizioni, però, è anche vero che erano dei Rogue con molta meno esperienza. Erano dei Rogue diversi, oltre che... Ecco, stavo per dire erano dei Mad Lions diversi, ma in realtà forse i Mad Lions sono tornati ad essere esattamente quei Mad Lions.
abbiamo parlato di come Niski abbia ricostruito questa composizione. Non è qualcosa di nuovo Niski. Niski dà a questa composizione lo stesso ritmo che avevano quando vincevano. E non è una brutta cosa da dire. No, perché non è che ci stai semplicemente sostituendo con gli stessi ingredienti. Anzi, Niski, l'abbiamo sottolineato molto durante l'inizio dello show, Niski porta ai Mad Lions una flessibilità maggiore a confronto con quelle Humanoid. Non che Humanoid non fosse flessibile, ma Niski è uno strumento più a tutto tondo. Ha più esperienza. Più esperienza internazionale. Semplicemente più esperienza come giocatore. È riuscito comunque ad attraversare dei sistemi che nel tempo l'hanno forgiato. E aggiungo, secondo me, lo split di pausa ha fatto anche bene al giocatore. No, è lo split nel team McDonald. È vero, è vero. Guarda che l'allenamento è duro, eh. Flippare game in solo queue è tosta. Ultimamente sì. Oh, mamma mia, lasciamo perdere. Signore e signori, ci siamo! Siamo al quarto game tra Rogue e Mad Lions, con i Mad Lions al comando, con i loro due punti, e sono al match point di conseguenza. E quello è un altro ban su Draven. I Rogue non vogliono lasciare Unforgiven Draven, e lo capisco, Unforgiven è un mostro su Draven. Non vogliono lasciare Draven in primis, perché comunque Draven è problematico nel meta attuale. Non vogliono lasciare Unforgiven su Draven. Fondamentalmente ti stai facendo due favori. Stai meta bannando e bannando a uomo con un solo ban. Sono i Rogue a rimuovere Yumi, signori. Ok. Beh, questo è un gran cambiamento. È un modo per forzarti a dire: sai cosa, non voglio giocare la stessa cosa un'altra volta e incastrarmi in draft in cui non ho il diritto di giocare. È eccessivo a volte draftare così, però se ti serve per resettare mentalmente va bene. Però da parte dei Rogue a questo punto, ok, nevermind, arriva dai Mad. Stavo dicendo, da parte dei Rogue avrei voluto vedere uno dei due ban sui tiratori. Banni o Zeri o Sivir e provi a far spiccare l'altro. Forse i Mad bannano Sivir proprio perché si rendono conto di questa cosa. Adesso bannano e Rogue... anche Zeri. Esatto, i Rogue non vogliono bannare Zeri perché i Mad gli hanno fatto il favore di rimuovere Sivir e probabilmente saranno loro a trovarsi adesso costretti a bannare anche Zeri, pur di non lasciarla ai Rogue. Dopo il ban di Poppy, oltretutto. Poppy Blue Side fa strano perché è un ottimo blind pick Poppy. Ma è un counter pick di Zeri. E quindi se la tua draft vuole andare a mettere Zeri in una condizione comoda per scalare, vai a prendere Kalista, giustamente. Io perché mi sorprendo di queste cose? È stata bannata Renata Glask dai Mad Lions. Come prima è stato bannato Teemo, Penso che quella Renata Glask sia in questo caso un doppio Ban. Ok. Quello è un bel cambio di ritmo sulla top lane. Passate da Renekton spammato a Ornn è una draft totalmente diversa. Molte meno risorse. C'è Armut che guarda, dice: aspetta, Gwen è disponibile? Sì, ok, grazie. Confuso proprio. Io anche con lui, perché c'è Gwen disponibile, c'è Zeri disponibile, c'è Kalista di nuovo disponibile se vuoi giocare early game, cosa che Unforgiven è riuscito a fare molto bene. Decidono quindi di nuovo di skippare la priorità su Zeri. Sarò sincero, vedere tutta questa poca priorità su Zeri in Europa mi sorprende tantissimo, perché sono arrivato a questa 12.15 uscendo un po' dall'EU Masters, ma vedendo anche come si stanno comportando le altre regioni maggiori, e la mancata priorità su Zeri in questo momento è totalmente innaturale. Beh, per i Mad Lions è meno innaturale perché abbiamo visto come sanno gestirla, sanno effettivamente bloccarla sulle sue rotaie, quindi magari è soltanto una peculiarità dei Mad Lions, Vedremo poi se nelle prossime giornate... Sta ridendo tantissimo Niski, perché? Perché hanno bloccato Trundle. Devono aver fatto qualche battuta esilarante al riguardo. Cosa selezionerà Malrang? Se mi mettono Kindred in giungla in questa partita e non nella precedente, mi vedete impazzire in diretta, ragazzi. E infatti per fortuna arriva Lucian. Si cerca di combattere il fuoco con il fuoco. Sapendo che dall'altro lato sono i Mad ad aver bannato Renata Glask e quindi aver rotto il duo di corsia per Kalista, quello non... Ok, sarebbe stato interessante, sarebbe stato molto divertente, però... Zyra? Sì, se vuoi giocare qualcosa per cercare di arrassare in corsia, piuttosto prendi Miash. Più che altro perché Zyra è immobile contro Lucian Nami, infatti, è proprio un cadavere, infatti, che cammina e aspetta il momento giusto per morire, non altro. Che poi arriverà anche un buff su Zyra, che è uno di quei buff che dici, perché non è arrivato prima? Ci sono tanti piccoli, non dico errori, ma... dimenticanze di Riot. Tipo il fatto che certi campioni hanno ancora il lockout, la parte finale dell'animazione di uno spell che ancora è variabile, sì. Cosa che non esiste più sul 99,9% dei campioni, ragazzi. Beh, stanno sistemando anche lei, ma non la vedremo purtroppo in questa partita. Non ancora. Viene rimosso Nautilus, continuano ad andare ad aggredire i compagni di corsia di Kalista.
Gwen però è stata selezionata in tutto questo. I Mad Lions decidono deliberatamente di non andare a prendere un forte compagno di corsia per Kalista, quindi comunque da parte dei Rogue questi sono dei ban che hanno sì un'utilità, ma non prendono il 100% del potere in draft. Viene, ok, rimossa anche Thalia. Questo significa che con Ornn già selezionato, l'intenzione di Niski è giocare Sylas, che preso in R4 ti permette intanto di andare a rubare delle supreme molto forti e poi andare a contestare la corsia inferiore quando sai già qual è il jungler. Ok, dici aspetti di vedere qual è il jungler per decidere il supporto. Esatto, perché se gli avversari vanno a prendere un jungler con un elevatissimo gank potential, prendere un campione immobile come Ashe può essere un grande rischio. Mi rimangio immediatamente tutto quanto. Leona è qualcosa che non vediamo da tanto tempo ed è anche stata buffata di recente, quindi buon per lei, perché aveva bisogno disperatamente di tornare un po' in meta e con questa Kalista potrà fare davvero tanto. È difficile riuscire a immobilizzare Lucian, c'è da dire questo, in fase di corsia. Non è solo quello il punto è che Leona non ti offre un danno sufficiente a contestare il 2v2. Leona non può usare l'X-Flash e quindi perde uno dei suoi strumenti principali all'interno della patch in corso, ed è per questo che non mi aspettavo di vedere un Initiator, perché comunque gli Initiator in questa patch sono azzoppati. È vero che anche nella partita di prima abbiamo visto un Initiator senza X-Flash, però c'era semplicemente Kalista a garantire quella via di fuga extra. Un over su Veigar, un over su Nasus, dubito che andrà su quegli idilli l'ottica di scaling dei Rogue, anche perché hanno già Ornn, e quindi optare per qualcosa di più solido in questa Ari gli permette di giocarsela molto più tranquilli. Vogliono counterpicker la mid lane e probabilmente sarà comunque Sylas. Considerate le supreme dall'altro lato, sono tutte utili per Sylas. Hai più mobilità con Ari, il cataclisma di Jarvan, la suprema di Ornn che è un hard engage ulteriore dopo quello di Leona. Ok. Hai comunque un Battle Mage. Swain rientra perfettamente nella fantasia che anche Sylas avrebbe potuto ricoprire, ma lo fa in un'ottica diversa. Lo fa nella volontà di rimanere in mezzo al team nemico a creare un enorme disrupt con lo scettro di Ryley. Non solo il disrupt enorme, ma anche il fatto che sei comunque non una frontline, ma sei un campione abbastanza coriaceo e difficile da battere a causa del sustain. Esatto. Questo vuol dire oltretutto forzare, andare a prendere presto delle ferite gravi da parte di quella Nami. Mi piace come inserimento da parte dei Mad Lions. Vediamo se li va a premiare, però, perché se rimangono un minimo indietro rischiano, e rischiano grosso. Sai che? Non lo so. Perché dici che non rischiano? Secondo me no. Perché questa è la classica partita dove tu riesci a scalare molto bene attraverso Gwen e usi Kalista come potenziale di snowball, quindi come condizione di vittoria a sé stante. Okay. Ma in caso non dovesse verificarsi il potenziale di snowball, comunque è un ottimo strumento di controllo per le fasi iniziali. Questa Kalista ha un exit strategy, non è una Kalista da sinner comp. Per questo, secondo me, anche se l'early game non dovesse andare a favore dei Mad, i Mad hanno una via per rientrare in partita. Dall'altro lato, questo discorso bisogna farlo però anche per i Rogue. I Rogue hanno gli ornamenti, e gli ornamenti vanno veramente a rompere i crismi attorno ai quali siamo abituati a concepire il gioco. Gli ornamenti danno tante, tante statistiche in più, tanto gold worth netto in più al team. E quindi sì, ovviamente i Rogue se la vogliono giocare attorno a quell'Ornn, tanto che è stato il loro B1. Qua il pubblico viene inquadrato prima di quello che potrebbe essere l'ultimo match di questa serata, signore e signori. Ci sono i Rogue dal lato blu, i Mad dal lato rosso. Andremo al quinto game o vedremo i Mad Lions confermare la loro qualifica ai mondiali? Lo scopriremo, ma prima andiamo a sentire le parole di Mac, che dovremo avere a breve in intervista prima di addentrarci sulla landa degli evocatori. Mancano pochi secondi anche allo spawn dei minion. Una rapida occhiata a che cosa hanno selezionato tutti i vari campioni. Ma prima sentiamo Mac. No, non è vero, non sentiamo Mac. Però è molto bello, oggettivamente. È sempre bello. Ha tanto stile. Gran bella cravatta, sappiamo essere scelta in base all'avversario. Sembra quella di Gyarados. Sembrerebbe di sì. Sì, ha una preferenza per le cravatte dei Pokémon, per chi non lo sapesse. Non stiamo scherzando. Grande stile. C'era anche quella del Re Leone che mi piaceva molto. C'è anche quella con i Magikarp, effettivamente, quella con gli Eevee. Probabilmente posteremo anche su Twitter a breve una collezione dei vari fotogrammi delle cravatte di Mac. Tutto questo per dire che purtroppo non abbiamo l'audio dell'intervista. Ma sappiamo che Mac è molto fiducioso nei suoi ragazzi, a giudicare dal sorriso smagliante che ha sulla faccia. Beh, vorrei ben sperare. Lucian, primo attacco su quella corsia inferiore. Molto particolare come scelta.
non avere il PTA, non avere l'attacco sostenuto, quando vai a giocartela per la pressione da early game, se dall'altro lato hai Leona che andrà a mitigare questo danno su Kalista a cortesia del potenziamento glaciale, e poi ti trovi nella condizione di giocare una Kalista che se non muore in fretta stacca il tempo letale, può essere un rischio. Un po' di soldi per comp. 7 che... gold. 7 gold. Sono 5 più 2, immagino. Probabilmente sì. Oddio. No, 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 5 gold vengono dati istantaneamente. No, 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 quindi sono 7 gold totali. Nischi in mid lane cerca di applicare pressione positiva. Eli Oya rimane in quel quadrante di giungla a prendersi addirittura i Krug. E per Malrang non è ancora arrivato il momento di andare in jungling verticale. Inoltre lo sanno bene questo i Mad, grazie ad un ottimo lume piazzato sulla sentinella di quarzo. Sanno che cosa sta facendo Malrang e sanno come reagire in caso di necessità. Tanto da voler divare Lucian. Beh, perché no? Livello 2, una roba normalissima. Comp qua che... Oh mamma. Stanno provando adesso a rigirarsi su Trimby. Lama dello Zenith in avanti. Flashare per portare al sicuro Leona non è proprio il massimo. Bella bolla di Nami, ma hai appena regalato il primo sangue a Trundle e Comp viene zonato dalla wave. L'ho già visto questo film. Sì, l'ho già visto questo film e infatti, come potete vedere, il problema della partita precedente non era tanto avere Jhin, ma non avere supporto per Jhin. Aver messo una corsia inferiore che di per sé funziona in una draft che non vuole farla funzionare. Comp ha quasi farmato di più dal primo attacco dalla distanza sul jungler avversario che dai minion. Viene proxy farmata l'ondata. Questo è devastante, no, per la duo lane dei rogue. Devastante veramente. Allora, io ho un'opinione molto forte ultimamente in solo queue. Ok. Che la, aspetta, aspetta. No, 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 tranquillo. Ah, niente di offensivo. Okay, okay. Non è niente di offensivo, okay. Tranquillo. In pratica posso capire effettivamente come andrà un game, bene o male, guardando da dove patta il jungler, da dove inizia. Parte bot side, sta intando. Parte top side, sta vincendo il game. Ok. Questa okay. è la mia visione. E attualmente mi sta dando ragione League of Legends. Mi piace questa logica. Almeno abbiamo un po' di cross jungling da parte di Malrang, che verticalmente va a recuperare il buff che gli era stato sottratto. Difficilmente andrà a recuperare la bot lane che gli è stata sottratta. Armut viene zoomato non a caso, signore e signori. Ricordiamo, per Armut e Lioia, questo è il 100° game che giocano all'interno di LEC. E infatti subito dopo Armut viene celebrato anche Lioia. I due sono entrati nella formazione contemporaneamente, portando grandi risultati a questa lineup. E per loro questo è quota 100. Spero non vadano in pensione subito dopo, ma questo è un grande traguardo. Tra l'altro, 5-head da parte dei Mad Lions, perdere apposta il secondo game in modo da poter, con il 100° game, chiudere la serie. Trovare la vittoria, perché poi se si trovano contro i G2 infatti, non è proprio bello iniziare il 100° game. Ah, abbiamo perso. Vedi la superiorità intellettuale del coaching staff dei Mad? Sapevano di dover giocare una brutta draft per avere questo traguardo almeno associato a dei bei ricordi. Totalmente fuori scala. Non è vero, piccola parentesi, prima che qualcuno lo possa pensare veramente. Per l'amor di Dio. E Lioia? E si è addormentato nel bush. E lì da un po', infatti, iniziano a ronzargli i moscerini attorno, pensavano fosse morto, ma... Semplicemente viene rimossa la visione sulla trifronda. Volevano provare ad inserirsi nuovamente sulla duo lane avversaria, ma vedere Lucian e Nami giocare così tranquilli, cercando semplicemente di attutire in congelamento le ondate senza provare nessuna azione aggressiva, ti fa capire anche che tipo di trauma Malia amorosa di Larsen. Un po' vuoto, vabbè. Ti fa capire che tipo di trauma Elioia abbia messo su quella corsia inferiore. Vedi Leona che prende visione nella trifronda, immediatamente congeli e smetti di aggredire. Topside con Ornn, che ha preso già doppia resistenza magica per quanto riguarda le rune e ha preso un Magic Mantle proprio per negare la fase di corsia di Gwen. È uno dei pochi campioni che non è triste di come è stata modificata Gwen. Togliere danno puro e mettere più danno magico rende quasi contento certe frontline. Non tutte, ovviamente. Ha modificato fondamentalmente la build di Gwen. Ha reso Gwen in grado di scalare meglio sulla penetrazione magica. Ha reso Gwen... più omogenea a quello che vuole essere un Battle Mage rispetto a quella che era l'identità originale del campione, ovvero indipendentemente da chi hai contro sei uno Skirmisher AP. C'è comunque la build da Skirmisher AP, quella da Nashor più Sagomalanda, build che molto probabilmente vedremo in questa partita, perché è quella la build che ti permette di prendere controllo delle corsie laterali su Ornn, però, voglio dire, è una Gwen che comunque ha tante opzioni di fronte a sé. Nischi sta giocando uno Swain davvero fuori di testa. Molto bella la combinazione, perfetto, per i controlli e i danni, assolutamente. Ma non è soltanto quella combinazione singola, è proprio tutta la fase di corsia che sta giocando bene contro Ahri. E non è facile giocare contro Ahri per Swain.
qua. Tentativo di immobilizzamento ai danni di Trimby, che non ha ancora Refresh disponibile. Quello è un Kaiser che cadrà con Trimby, però che perde la sua vita a sua volta. Unforgiven che, dotato di tempo letale, costringe Marrang al flash difensivo. E già questo prima dell'intervento degli alleati della blue lane dei Mad Lions, voglio dire, Unforgiven è riuscito a vendicare il suo compagno di corsia, tematicamente molto appropriata a Kalista come cosa, ma questo è una scritta pesante da leggere per i Rogue, la morte del loro alleato ancora una volta per una Kalista che stavolta è lei a prendersi l'uccisione, non deve neanche cederla al proprio jungler. Mad. Oh, Elioia è ancora nella posizione perfetta. Arriverà molto il pilastro per immobilizzare Lucian e costringerlo a flash difensivo. Elioia flash a sua volta. Arriva nelle visioni dell'impero. Non bastano i danni per così poco. Molto molto bravi di nuovo i Mad. Trimby è arrivato, Elioia indietreggerà. Non ne ha veramente neanche bisogno, perché con i minion che muoiono di fianco a lui, muore anche il minion cannone e ha recuperato un terzo della sua barra degli HP. Il fatto che basta che le cose muoiano attorno a Trundle per rigenerare la salute di Trundle è quello che aveva reso Trundle Support così forte nei tempi che furono. Trimby è stato distrutto. Urlo è anche abbastanza straziante di questa skin di Nami quando muore. Sì, è Nami delle profondità. Sì, quella che ricalca un po' la fantasia della sirena oscura. Non che le sirene generalmente siano delle belle persone da frequentare a livello mitologico. Tranne nei racconti per bambini. Sì, appunto, ecco, la sirenetta, ragazzi, setta degli standard veramente irrealistici per le sirene. Non sono persone frequentabili, non frequentate sirene. Forse ancora su Borderlands andavano bene, ma ai limiti. C'è proprio borderline anche lì, eh. Beh, non si chiamerebbe così il gioco, altrimenti vanno sul messaggero. Abbiamo copertura da parte di Larsen, che è fuori dalla visione avversaria, ma il quartetto dei Mad va a chiudere immediatamente Odoamne, e Odo bella è testata. Stato bloccato. Eh sì, ci sta provando a fuggire via adesso con il flash, ma arriverà la suprema di Armut per concludere l'uccisione. Questo è un messaggero della Landa quasi troppo semplice da raccogliere. Lucian però sta arrivando prima, quindi se i Mad Lions non si sbrigano, vedranno uno sterminio di Lucian arrivargli in testa. No, non è neanche livello 6, Charm Maria. Perfetto qua da parte di Ari. Kaiser prende tempo con un ottimo cronografo. Swain rallenta tutti quanti con la sua tempesta. Questo è un demone arrabbiato, questo è un demone che non puoi andare a intercettare. Nischi troverà una E. No! Basta l'ultimo colpo, un paio di attacchi, schiva la bolla, c'è il charm, Nischi cadrà per riprendere Nami. C'è il cronografo, Unforgiven può tankarselo e ce la fa. Bravi, oh, Mad Lions, bravi. Ok, Mad, questa è la partita forgia che vogliono vincere. Oh no, povero Nischi. Ci sono i minion. Ci proveranno a salvarlo. C'è il charm, perfetto, da parte di Larsen. Attenzione, Larsen ha rischiato. Unforgiven ha il tempo letale staccato. Però salta più di quanto Ornn lo possa inseguire. Ci prova, sta arrivando Brando. È un Aram, signore e signori, è il momento dell'Aram. Anche qua su LEC. Mamma mia. Quanto caos su questa sì, mid lane. Sì. Oh, mamma. Ed è un caos che non volge a favore dei Rogue, purtroppo. Quell'uno. No, capito una cosa. Trimby ha attivato il trinket rosso e. Ok. Ma Nischi era morto. No, come Nischi era morto? Che succede? No, mi sono. C'è si è bloccato tutto. Sì, si è bloccata l'interfaccia. Sì. Anche le barre degli HP. Infatti, sì. No, perché ho visto dopo quel fight la barra degli HP di Nischi bassissima e ho detto aspetta, un momento, ma è morto adesso il messaggero, mentre Elioia stava uccidendo i lupi è morto il messaggero. Sì, per mentre, sì, tranquillo, non ti preoccupare, queste sono cose che capitano. Ricordati, è League of Legends, mica è un gioco di punta di una compagnia multimiliardaria. Mamma mia, Marcello, che buone spaghetti. Unforgiven, corsia superiore, e abbiamo Kaiser di nuovo a creare copertura. Sì, lo sappiamo che ha giocato 100 game in LEC. Ma sei veramente sicuro di saperlo? Ok, dovremmo adesso con il reset. È proprio... Ho detto, sai cosa? Resettiamo tutto. E adesso... No, non ci siamo ancora. Nischi è ancora morente. E anche Odoamne è morente. Infatti la Suprema di Gwen dovrebbe completare il lavoro. È molto morto. È molto morto. E Elioia anche è molto morto. Con uno shutdown regalato. No, guarda lì la sua barra degli HP. È ancora piena. Ah, Riot, non cambiare mai. No, veramente. Per favore, cambia. Cioè, per favore, davvero. La salute mentale di molti giocatori dipende da voi. Però il Drago Hextech che è vivo è segnato giusto? Forse è quello che ha rotto tutto. Oh no, il Drago Hextech di nuovo. Dannazione. Perché continui a fare così? Non c'è neanche né Sylas né Diego in questa partita. È questo che mi sorprende. È morto il messaggero. Di nuovo.
Di nuovo. Elioia, te l'ho detto che era vivo. No, se fosse morto, come avrebbe potuto conquistare? Ma siamo sicuri che è apparso di nuovo? Perché secondo me era ancora lì da prima. E semplicemente te ne sei accorto di nuovo. Scusate, siamo ragazzi, arrivati a questo livello di vecchiaia. Ti sei dimenticato che c'era lì ancora insieme? Sì, no, è fisso, è fisso. È fisso, è fisso. Mi sta veramente, veramente spezzando questa partita. Mi fa ragazzi più ridere il fatto che per due volte hai detto ucciso di nuovo. Mi è successo. E io, attenzione, qua viene aggredito da parte di Comp. Arriva il tentativo di ingaggio di Kaiser. Pilastro da parte di Drandall, non positivo. Bello. Buona mareggiata da parte di Kaiser. La mareggiata è stata molto niente bella, ma contro una Kalista in vantaggio c'è poco che puoi fare. Mad Lions, che adesso vedono l'evocazione del dio della forgia schiantarsi. No, dischi! Che blocca Die! Il tentativo di ingaggio di Ornn e la torre cade per mano del messaggero che è appena stato ucciso da parte di Elioia. Meno male, Niski, guarda con quanti pochi HP è uscito dall'azione. Se l'è giocata benissimo. Mamma mia! Dai, dai, basta, non ce la faccio più. Armut, corsia inferiore, due placcature per lui e questo significa per i Mad essere su una traiettoria meravigliosa. Meravigliosa davvero. Un early game ingestibile da parte loro. Fiammata solare, pilastro che paradossalmente ha salvato inizialmente Trimby, questo me l'ero perso perché l'ha spostato dal centro della fiammata solare. Ne parliamo dopo. Bel charm da parte di Larsen. Armut sta provando a rigirarsi ma non è poi così semplice. Tenta un ultimo colpo di suprema ma Larsen schiva perfettamente l'ultimo colpo di Yagi. Quanto ha rischiato. Okay. Shutdown raccolto da Trimby insieme a 90 gold. Ok, aspetta, vediamo se l'interfaccia si resetta correttamente a sto giro. I gold stanno salendo. Ok, quindi già su quello il drago è cambiato. Grossi sospiri di sollievo al 7 momento. 7 minuti sul Baron. Sono già informazioni che possiamo dare al nostro pubblico ed è un ottimo punto dal quale iniziare perché significa che i Mad Lions, prima della caduta delle placcature, hanno già accumulato una gold lead di 3000 unità. È enorme quello. Ci sono due timer adesso con un secondo di distacco. Questa cosa mi sta lacerando, questa cosa fa malissimo. Sono, immagino, provando a fare il mostro di Frankenstein con le interfacce. È un po' un ibrido alchemico, ma va bene così perché almeno ci permette di vedere effettivamente lo stato del tabellone. Vediamo i minion muoversi, vediamo le barre degli HP muoversi. Un grande sospiro di sollievo per tutti. Le cose sembrano funzionare. Forse. Circa. Sì? No? È scomparsa la minimappa in tutto questo. Si continua con la pressione in corsia inferiore, forse in realtà, mi piacerebbe potervelo dire guardando una minimappa, ma in questo momento non lo so neanch'io. E questo sta permettendo però ad Elioia di prendersi la giungla avversaria. Quindi già dal 14° minuto sulla caduta delle placcature vediamo i Mad con delle importanti manovre di strozzamento sulla composizione dei Rogue che purtroppo non può che essere affamata da questa mappa. Vorrebbe raccogliere 10 volte tante risorse di quante ne ha prese. Mad Lions che adesso si spingono tutti quanti verso questa corsia inferiore. Vogliono divare Odoanne con Armut però che ha già perso troppi HP. Evocazione di Dio della Forgia. Viene sfruttata l'occasione per aggredire Unforgiven. Arriva Plague and Drag. Immobilità di Elioia, prova a flashare lontano ma non la posizione migliore. Bellissima bolla da parte di Navi. Unforgiven lancia Kaiser in avanti. Arriva finalmente Niski per provare a concludere il fight. Ma quanti danni ha già subito? Troppi in questo caso. È uno scambio uno per uno con Ari che starà arrivando soltanto ora per raccogliere le vite di Armut. Adesso anche quella di Kaiser per la tripla. Dovrebbe riuscirci senza troppi problemi. Il charm dovrebbe tornare a breve. Stanno aspettando semplicemente l'arrivo di tutti. Festa grossa. Eccolo lì, Malia Morosa. Kaiser si rende conto di non voler dare assist e quindi cede la sua vita a quella del midlaner avversario. La partita è di nuovo aperta. Sì, totalmente. Siamo passati da 3000 e passa gol di vantaggio da parte dei Mad Lions a totale pareggio monetario. Sì, una singola azione, un singolo eccesso di zelo su quella corsia inferiore. I Mad vengono sconfitti più da loro stessi che dai Rogue in questa situazione. Siamo in una fase di partita dove per quanto vantaggio tu possa aver accumulato, non puoi mai e poi mai permetterti di ingaggiare in questo modo. Niski aveva premuto la sua suprema molto prima di entrare in teamfight e quindi si è dovuto appiccicare agli avversari perché passare anche poco più tempo di così in forma demoniaca senza assorbire l'energia dagli avversari significava tornare uno Swain base. Larsen con il reset della suprema ha fatto il lavoro di Dio all'interno di questo teamfight. Per il suo team una mano provvidenziale che ha risolto tutti i problemi. Odoamne qua che prova a intercettare il tentativo di Elioia di rubare questo red buff. Dovrebbe riuscirci senza troppi problemi Elioia. Mancano un paio di colpi di mazza e lo smite, ma decide di lasciar perdere perché sta arrivando il resto della composizione. Non vuoi rischiare, non vuoi fare quello che è successo prima, non vuoi trovarti già troppo in profondità in maniera indebita.
Sono contento comunque che delle tante cose che erano state promesse Riot abbia finalmente preso dei provvedimenti seri per tutti quegli stream sniper che andavano a rovinare le partite in competitivo, impedendo finalmente di andare a leggere dalla live tutti i movimenti sulla minimappa. Qua corso centrale, comp che prova a scattare in avanti per cercare l'aggressione su Arbok. Tutti su Elioia, il lockdown, il secondo punto è stato magnifico. Cataclisma di Jarvan, fenomenale, con Arbok che prova a scattare effettivamente per salvarsi. Arriva l'evocazione di La Forge. I Rogue hanno appena vinto, probabilmente non dico il game, ma il fight che gli permetterà di recuperare e vincere totalmente il game. Un'altra fantastica doppia uccisione da parte di Larsen. Meccaniche davvero on point da parte della mid lane dei Rogue in questa partita. E se serviva avere un generale per rimettere tutto in piedi, per risollevarsi da una situazione di tilt così grave, beh, Larsen sta riuscendo ad esserlo. Nischi, la sua suprema, viene utilizzata semplicemente per andare a mitigare la pressione in mid lane, ma questo non blocca il sanguinamento della mappa. Con Udo Amne, grossa ondata per lui su questa struttura e proc di demolire, cade anche il drago, e questo significa che i Rogue, dall'essere pesantemente in difficoltà, sono passati al dominare una gold swing in 3 minuti di gioco di 6.000 unità d'oro. Questo è a dir poco assurdo. Ok che è una composizione che può rigirare molti fight molto bene, però i Mad Lions si sono infilati in corridoi in cui Ornn aveva ingaggi gratuiti. Stanno forzando, e purtroppo dobbiamo dirlo, il new game plus che stavamo menzionando prima. Te l'ho detto che sarebbe arrivato. Te l'ho detto, i Mad si fanno prendere la mano quando sono in condizione di vincere. Ecco, questo forse un po' manca dai vecchi Mad, il fatto di riuscire a rimanere disciplinati. Sono dei Mad che si stanno esponendo e in maniera veramente indebita. Andare ad ingaggiare in quel fight in mid lane prima che Unforgiven fosse in una buona posizione per continuare a fare DPS sugli avversari, big nope. Quello sarà Lucian Collector Rapid Fire. Questo è purtroppo uno di quei momenti in cui dici: vabbè, snowballa forte, sì, ma potevi prendere il controllo delle fasi centrali avanzate di partita, optando proprio per l'Infinity Edge come terzo oggetto. Sono d'accordo, frammento di infinito ti avrebbe permesso di impennare su Kalista in maniera praticamente irrimediabile a livello di DPS, ma decide per ora di giocarsela così. Vuoi anche per lo spike intermedio del pugnale seghettato, che era abbastanza necessario per permettere a Lucian di rimanere in partita. Non è tanto la questione di dire snowballo dalla letalità, quanto il sto perdendo una lane che non dovevo perdere, fammi rientrare in partita un pezzettino alla volta. Torre conquista da bot side da parte di Armut, Rogue che nel frattempo si prenderanno la top side condivisa tra Malrang e Larsen. Quella è un Ari con 600 gol d'Italia sulla sua testa soprattutto. I fight, molti dei fight che abbiamo visto vincere da parte dei Rogue sono dipendenti anche da questo Larsen che riusciva a fare i miracoli. E Nischi invece che qua ha perso già troppa barra degli HP e infatti ci cadrà. Comp raccoglie la prima, Ari la seconda, arriva il teletrasporto in entrata, Armut che è costretto a scattare subito difensivamente via per aver vita salva. E Kaiser cosa ci fai lì? Cataclisma molto bello, ok, che l'occasione di Dio della Forza dovrebbe permettere a Rogue di ingaggiare su Armut. Non chiuderanno, Kaiser salvato dal legame con Kalista, la Suprema è stata richiamata immediatamente. La cosa che mi devasta completamente è che basterebbe veramente rimuovere l'overlay. Sì, è che... cioè, la minimap è lì sotto, la sì, vedo. Semplicemente basta rimuovere l'overlay. C'è nei replay! Nei replay c'è! Capisci? È questo che mi sta facendo impazzire. Perché non avere accesso alla minimappa durante queste azioni, non so chi sta arrivando e quando e dove e da dove. Mi rende veramente difficile cercare di leggerli. Purtroppo questo è i limiti con cui dobbiamo lavorare adesso, almeno per ora. Rogue invece non hanno limiti con cui lavorare. No, ormai no. Sono a... mamma mia, quelli sono 4600 gol di vantaggio, sei serio? Sì, quella è una mappa che è stata ribaltata a pie pari da parte dei Rogue. E i Mad penso siano in uno stato di tilt, perché stanno continuando a perdere teamfight contro dopo teamfight. E purtroppo non si rendono conto di come i Rogue vogliono premere sulla mappa. Continua ad esserci visione profonda che non viene annullata. Questo, anche solo quel lume di controllo da parte di Rogue, dà tante informazioni sulle rotazioni. Mamma mia. Comp, questo è il ecco vantaggio di prendere letalità e first strike. Infatti. Devi snowballare così, di solito è qualcosa che non vediamo fare ai Rogue, ma considerato i 5.000 gol di vantaggio, capisco come mai Comp possa decidere di cominciare a optare per azioni di questo livello e tipo. Si continua sulle rotazioni di mappa, i Rogue hanno il controllo totale anche della giungla avversaria. Parlavamo della visione profonda e adesso che possiamo vedere quanti lumi ci sono su questo quadrante inferiore, capisco che i problemi di quello superiore sono anche problemi minori per i poveri Mad Lions, che non hanno più niente da farmare se non una mangiatoia creata da Armut in corsia laterale con la taglia obiettivo.
Ma il rang qua che prova l'inseguimento insieme a Larsen nei confronti di Armut. Bel flag and drag per il knock-up. Armut non ha mana, ha investito tutto quanto per provare a castare la Suprema. Cercheranno la chiusura nei confronti di Larsen. Alla fine si salverà per il rotto della cuffia, ma si salverà. Un'altra perdita grave in corsia laterale. È vero, hai raccolto la struttura, quindi comunque monetariamente la presenza di Armut sulla corsia laterale è un gioco che vale la candela, ma... Oh, ok, vediamo la mappa. Abbiamo la minimappa, signori. È stata ritagliata. Ci è costata una scoreboard, ma abbiamo la minimappa. Worth. Sinceramente è uno scambio che farei volentieri, arrivati a questo punto. Sì, considerato che tanto sappiamo che i Rogue sono in estremo vantaggio, vogliamo sapere almeno abbiamo dove tutto, vanno. Abbiamo tutto, signori. È tornato tutto in vita? Sì. Sì, è tornato tutto in vita! Yippee-ki-yay! Pressione in corsia centrale è inferiore e guarda, adesso posso finalmente dirlo, guarda quella minimappa, guarda la costellazione blu oltre la linea di centrocampo che i Rogue hanno creato. Hanno snowballato questa partita dal nulla, sono riusciti a snowballare da una partita in svantaggio. Assurdi, non hanno giocato così bene per rimontare. Che mental adamantino. Mad Lions che ora... dovranno semplicemente vedere la loro mappa scomparire di fronte ai loro occhi. Questo è un drago che verrà conquistato senza troppi problemi da parte dei Rogue. Non c'è modo di contestarli per i Mad Lions. Questi sono 6.000 gol di vantaggio, senza considerare nemmeno i potenziamenti di Ornn, che devono ancora arrivare. Abbiamo arriva semplicemente primo. L'ornamento individuale, sì. Quindi la presa della Brina su Odoanne, che sta iniziando a staccare davvero un bel po' di resistenze. Farà la sua passiva, il singolo drago della montagna accumulato tra i neutrali. I Rogue che continuano a strozzare la giungla avversaria. Vorrebbero attendere Compa al varco, ma non so quanto Compa voglia face checkare quel cespuglio. E infatti indietreggiano senza rischiare. Mi ha sempre reso triste il fatto che non abbiano chiamato il Frostfire Gauntlet il Frostfire Fist. L'FFF. È vero. È vero. Occasione persa. Il pugno di gelo ardente è anche un tono abbastanza altisonante da essere un ornamento. Ma Rang e Comp stanno accumulando una quantità immensa di risorse. Ecco, ecco come ovviare al problema di non avere un frammento di infinito come terzo oggetto. Arriva così in fretta al tuo quarto oggetto da prendere comunque un frammento di infinito quando il tuo avversario ha due oggetti e mezzo. È un bel modo di rimediare, devo dire. Rogue che si stanno spostando adesso topside, continuano a premere con questo dinamico duo Larsen e Malrang, e non sono neanche facili da intercettare, anzi Kaiser viene spottato dallo stendardo di Jarvan. Malrang voleva rimuovere quel lume di controllo, ma gli è venuto il dubbio che potessero ingaggiarlo. Mad qua, Armut, c'è lo spostamento della duo lane, ecco perché Odoamne sta scattando in avanti, teletrasporto immediato, può fermarlo quando vuole, sì, non ho capito il tentativo di Armut. Stava aspettando i suoi compagni di squadra per mandare più in là nel tempo i controlli. Sì, no, Odoamne che abbia aspettato... Ah, il tentativo di Armut. Di Armut, cioè Odoamne è tipo... È là che dice, vabbè, sapeva perfettamente che poteva immobilizzarlo con la W, con il soffio del mantice. Il bellows breath. E si va a giocare ovviamente attorno all'obiettivo più importante, il Barone Nashor. Se guardiamo la composizione dei Mad Lions, quello è un Barone Nashor che può mettere la parola fine ai giochi. Ma come possiamo vedere, questo è solo un bait. Vogliono ingaggiare. Dio della Forgia, bel knock up su 4. E un secondo knock up su 4 a seguire. Mad Lions vedranno il quinto game già apparire all'interno dei loro schermi, perché questo è un fight che regala la vittoria ai Rogue. Non hanno nemmeno bisogno del Baron, potrebbero pushare e non dico finire il game, ma mettersi in condizioni in cui il game è finito praticamente da solo poi dopo. Malrang è andato ad ingaggiare forte dell'Angelo Custode come secondo oggetto, sapendo di avere la sicurezza della resurrezione, non l'ha neanche sprecato. Comp è riuscito ad annichilire completamente la formazione dei Mad Lions prima che i Mad potessero battere ciglio, e adesso la partita non ha più un modo di essere ripresa in mano. No. Gold lead di 9.000, 10.000 unità adesso, cortesia del Barone Nashor, e questi sono dei Rogue che hanno impennato all'inverosimile. Che partita assurda da parte loro. Sì. Se consideri che il principale fautore di DPS della loro composizione è il Lucian, che non ha neanche farmato in fase di corsia. Se consideri quante attenzioni quel Trundle è andato a mettere sulla corsia inferiore per impedirle di funzionare. Davvero incredibili questi Rogue. Parlavamo di evoluzioni? Parlavamo di voler giudicare un team in base a quanto si evolve bene in una BO5. Questo Game 4 è Roguelandia. Nischi che qua prova a fuggire da Ari. Ari decide semplicemente di andare a premere insieme al resto dell'ondata di Minion la struttura. L'accompagnerà con Comp, che nel frattempo sta
sottomettendo la corsia centrale, non penso che basti bullizzare. Sì, in questo momento si tratta proprio di presa a sfinimento. Sta aspettando che gli avversari battano la mano a terra tre volte. E grazie anche ai minion cannone, questo è un lavoro molto più facile. Malarang. Nischi. Oh, Nischi. È morto da per mano di Trimby. Esploso malamente. Madre di Dio! Sono dei minion i Mad Lions agli occhi dei Rogue. Mamma, i danni! Scaricati così in fretta che non riesci neanche a capire che cosa è stato danneggiato. Perché guardi, guardi un morto! Cioè, vedi 100-0 come se stessimo giocando contro dei Rengar. E questo è stato l'ultimo chiodo nella bara per i Mad. Signore e signori, vi avevo avvisato, questo è un periodo di serie prolungate. Questo è il periodo di Silver Scrapes. E anche in Europa si aprono i playoff facendola risuonare sulla landa. 27 minuti di partita. Comp che addirittura prova a uccidere Armut all'interno della fontana. Si divertono un po' col cibo. Qua infatti alla fine, ecco, completano il game. Per un attimo mi è venuto il dubbio vedendo le persone tornare in vita. Volevano soltanto far soffrire un po' di più i loro avversari. Guardare il Nexus esplodere nel mentre che prova a difenderlo fa un po' più male. Sì, da quell'impatto psicologico extra di arrivare ad un game 5 dove sul 2-2 abbiamo detto che non è più il momento delle BO1, ma in realtà sarà l'ultima partita, la partita decisiva. Sarà la partita che ci dirà chi riuscirà a spuntarla, chi riuscirà ad avanzare non solo alla fase successiva dei playoff, ma come abbiamo già ripetuto molte volte, qui ci si sta giocando il primo posto all'interno dei mondiali dai playoff. Il primo posto, sì, lo abbiamo già e sono i G2 qualificatisi già dalla stagione regolare per via del seeding, per via dei championship point e tutto il resto, ve l'abbiamo già spiegato a sufficienza, ma sì, questa è stata una partita incredibile da parte di Rogue. Hanno smantellato i Mad, li hanno fatti a pezzi. E non ce lo si aspettava considerato il vantaggio che i Mad Lions avevano preso in early game. Cioè, di nuovo, l'early game per i Mad è la parte funzionante della partita e da lì solitamente riescono a snowballare. Ma sto giro i Rogue non hanno fatto un minimo errore. Anzi, cioè, una volta superati gli 8 minuti, ok ragazzi, giochiamo da adesso. Adesso proviamo a reagire a modo a quello che provano a proporre gli avversari. E i Mad Lions purtroppo hanno giocato con la sindrome del New Game Plus di nuovo. La seconda volta in questa serie che succede. Questa è stata però quella peggiore, perché un conto è proiettare un Kennen in avanti facendo finta che sia un Ornn. Ovviamente non sono questi gli errori di comunicazione che si fanno quando si è in partita. Chiaro. Ma è ovvio che il tenore di gioco dei Mad nel game 2 fosse semplicemente un po' troppo zelante. Qui non era zelante, qui era sbagliato. Qui c'erano errori gravi, qui c'erano teamfight che venivano ingaggiati senza la presenza di Kalista, qui c'era una Kalista che veniva lasciata isolata, dove la chiamata del fato non diventava neanche più uno strumento per cercare di ingaggiare o di salvare il proprio supporto. Diventava uno strumento disperato, una chiamata d'aiuto più che una chiamata del fato. E questo significa che i Mad si sono messi nelle loro condizioni con le loro mani. A un certo punto, ovviamente, quando vedi Collector Lucian snowballare, i danni che ti tira fuori entrando nella base avversaria, armato di Tifone, l'ornamento della Tempesta Impetuosa, è un Lucian che stava barstando quasi come se fosse un assassino i suoi avversari. Nischi è uno Swain, aveva armatura, aveva una Clessidra di Zonia. È stato disintegrato sul posto. In tempo zero, da un Ari comunque che aveva tre oggetti interi e quindi quando va a scaricare una full combo c'è poco davvero che ti puoi permettere di fare. Sì. Se non hai resistenza magica vieni esploso e questo si è visto non una volta, ma più volte, perché hanno inseguito fino alla fontana gli avversari. Continuo a pensare inoltre che in questa serie Jarvan per Malrang sia il pairing perfetto. Sì. Mi piace molto come sta impostando il suo tipico gioco sacrificato dalla giungla, riuscendo a dare tantissime risorse ai suoi compagni di squadra. Malrang ha sempre avuto questo grande pregio, è un abilitatore, probabilmente uno dei migliori jungler catalizzatori che abbiamo all'interno dei roster europei, e con questo Jarvan sta riuscendo a manifestarlo al suo 100%. Quando poi arrivano queste lezioni di gioco su Lucian Nami, una composizione che abbiamo tanto criticato quando non si gioca attorno ad essa, ma che stavolta è riuscita a rimontare pur non avendo un gioco dedicato. Te l'ho detto, un conto è dire che i Rogue non hanno fatto errori, ma qui i Rogue hanno fatto più che non fare errori. Qui i Rogue mi hanno sorpreso. Hanno giocato di un bene che non avevo ancora visto in questa serie finora. E siamo al quarto game, quindi se l'impennata è questa, i Mad iniziano a sudare. Ci credo, perché siamo arrivati al quinto game e a breve sapremo anche da quale lato andranno a giocare i Mad Lions e i Rogue rispettivamente. E adesso la selezione è in mano ai Mad Lions, che hanno appena perso il match. Quindi in match decisivo decidono loro dove trovarsi, sì, a livello di draft. Però anche lì abbiamo visto i Rogue adesso vincere ambo i lati. E quindi se vinci una volta red side, vinci una volta blue side, per tutti e due team questa cosa si rivela essere vera, non diventa neanche più un problema di lati di mappa.
L'unica certezza che ci portiamo a casa è che questi team possono prendere un lato qualsiasi di mappa e poi cercare di giocarsi il loro migliore draft verso la vittoria. Questo è stato ancora il momento in cui i Mad Lions avevano una situazione sotto controllo. Per assurdo. Con quella che era stata una giocata meccanicamente anche incredibile. Ma perché? Perché l'hanno giocata come quintetto. Tutto quello che volevano proiettare l'hanno proiettato con le risorse giuste alla mano. Horn diff anche massiccia. La pressione degli ornamenti. Quanto Horn, per Horn in generale, sia facile andare a ingaggiare in questo modo. Stiamo parlando davvero di un Horn che ha reso giustizia a quel B1. Ricordiamo, questo è il campione attorno al quale i Rogue hanno costruito la loro draft. Un'inversione di rotta rispetto a Renekton davvero massiccia. E non me ne voglia il Lucertolone, nel senso, penso che in questo momento Renekton sia davvero un buon campione per la top lane. Ho fatto pace con lui, ecco, mettiamola così. Però qui Horn ha dato troppo. Quanto hanno giocato bene i Rogue. Proprio guarda, ogni guarda questi knock-up su tutta la backline che cercava di portarsi al sicuro. È facile poi per Larsen andare a raccogliere quando viene abilitato così bene dai suoi alleati. È stato proprio un gioco corale buono quello dei Rogue. Non erano solo le singole azioni ad essere on point. Ovvio, una volta che vai a snowballare così tanto, che cosa gli devi dire? Qui eravamo già nella fase di gioco dove i danni dei Rogue erano così tanti che per i Mad era questione di rendersi conto che fosse già arrivata il momento di giocare la prossima di partita di questa serie. Ah, è semplicemente acceso, ho detto ok, bene, aspettiamo la prossima draft e vediamo cosa succederà, e sono proprio curioso di vedere come proporranno questi due team. Perché se dopo un game del genere non cambi di nuovo le carte in regola, o ricadi sugli stessi errori, o uno dei due team sta per cedere per stanchezza mentale. Prima poteva essere ancora la stanchezza fisica, adesso hai sia la stanchezza fisica che quella mentale di cui tenere conto. Perché sei al quinto game e questo è stato un game lampo, sì. Ma con tutta la somma di game ora cominci un po' a soffrire. Stavo ragionando sul leitmotiv che sta portando i Mad a definire questa serie, perché nuovamente ci troviamo a vedere i Mad vincenti quando trovano dove mettere le risorse, e di nuovo in questa partita avevamo i Mad con un jungler affamato, con due corsi laterali che avrebbero voluto risorse. Avevamo Kalista, avevamo Gwen e avevamo un jungler che doveva scegliere se dare risorse a questi campioni o prenderle per sé. Di nuovo, mettersi in questa condizione non sembra averli favoriti. Così come nel game 2 il piano manca di collante per riuscire a proiettarsi correttamente sulla mappa. Troppa gente che ha fame e troppo poco cibo da dare a tutte queste persone affamate. Beh, i Mad Lions hanno scelto il blue side per il game decisivo, e quindi, signore e signori, noi ci prendiamo una breve pausa e facciamo risuonare Silver Scrapes.